Stefano Garassino, assessore alla vivibilità, è qua in Piazza Caricamento insieme a, dove è in corso un'operazione della polizia locale e della finanza. Ecco, come stanno procedendo le operazioni sul controllo dell'ordinanza? Ma direi molto bene, io intanto ringrazio, a parte la nostra super polizia municipale che è sempre sul pezzo, ringrazio moltissimo il questore per averci dato questa grossa mano e oggi ne è la testimonianza di quando comunque le istituzioni collaborano insieme si riesce a ottenere sicuramente un ottimo risultato. Sotto Ripa e la zona di caricamento ne aveva veramente bisogno e quindi ringrazio appunto questore e prefetto anche per appunto questo aiuto che ci voleva, perché qua la situazione era assolutamente da metterci mano in maniera decisa, cosa che è stata fatta. Ecco, mi faccio fare l'avvocato del diavolo, sì. C'è un po' di polemica sul fatto insomma che questo divieto sia considerato una misura un po' draconiana, qualcuno parla addirittura di una misura sulla movida, non è una misura sulla movida. Che differenza c'è tra quello che succede il pomeriggio qua e quello che succede invece nella movida? Certo, beh, sono due cose completamente diverse. La movida è un luogo dove si va a divertire, poi c'è chi esagera un pochettino, ma comunque questo invece era un problema proprio di vivibilità e di sicurezza, con degli ubriachi persi già alle prime ore del pomeriggio e non solo, alle volte anche la mattina. Mi è dispiaciuto molto, lo dico con grande franchezza, leggere alcuni articoli un po' ironici dei comici Vergassola e Ornano, che stanno assolutamente sottovalutando il problema. Il problema dell'alcolismo è un problema grave, soprattutto tra i giovani. Noi stiamo facendo un grande lavoro nelle scuole e non vorrei che l'ironia portasse a dimezzare tutto il nostro impegno che stiamo portando avanti col professor Testino dell'Istituto di Alcologia, con la Polizia Municipale nei corsi delle scuole, perché non è una questione di birretta una tantum, è una questione di una piaga che sta aumentando e i dati anche dei pronto soccorsi, soprattutto il fine settimana, ne sono una grande... Soprattutto il Galliera, a cui afferiscono tutti quelli del centro. Esattamente, quindi i dati non li ho dati io, ma li ha dati il professor Cremonesi, che è persona assolutamente sempre sul pezzo, che sta facendo un grande lavoro nonostante le mille difficoltà anche di affrontare queste emergenze alcoliche del venerdì e del sabato. Quindi è un problema grave, mi piacerebbe che tutti cercassero di collaborare a cercare di risolverlo, anche insegnando ai giovani che una birra ogni tanto può andare, ma piegarsi ogni venerdì e sabato è una cosa che li porta veramente poi a problemi gravissimi di salute. Ecco, lei se la sentirebbe di chiedere a questi comici, a Ornano e Vergassola, di fare da testimonial per la vostra campagna fatta insieme al professor Testino e alla polizia locale? Sarebbe una grande cosa, anche per far capire alle persone che un conto è fare la battuta e un conto è capire che se viviamo in una società e vogliamo migliorarla, la prima cosa da fare è concentrarsi sulle problematiche che ha, e le istituzioni e le persone comunque famose di spettacolo dovrebbero essere con noi in questo miglioramento. Ecco, una delle cose che forse non si sono capite, forse è bene ridirlo un'altra volta, sì, è che questa ordinanza, cioè stiamo parlando di quella di Sottoripa e di tutta, sì, la zona più a sud, ma arriva in realtà fino a via Garibaldi e via Cairoli, è stata chiesta dai commercianti. Certo, assolutamente sì, i commercianti che sono veramente strastufi di vedere davanti ai loro negozi, ai loro bar, delle persone che nulla hanno a che vedere con il turista che capita, per fortuna, qui nella zona più turistica di Genova, che è la zona del Porto Antico, ma anche del bellissimo centro storico. È una porta d'ingresso, loro potrebbero fare affari sicuramente molto migliori se riuscissimo a togliere questa feccia che continua a popolare sotto Ripa e dintorni. Quindi loro si sono tolti spontaneamente un pezzo del, certo, loro business per riuscire a risolvere il problema. Io su questo li ringrazio, ringrazio anche le associazioni di categoria che sono sempre molto vicine e molto collaborative con le istituzioni insieme, e se siamo tutti a remare nella stessa direzione, comici compresi, riusciremo sicuramente ad avere degli ottimi risultati.